C'è un ringraziamento, una dedica particolare che vuoi fare? Sono tante le persone, ma uno, due, tre, magari un gradino sopra. Beh, sicuramente la mia famiglia, mia mamma, mio padre, che probabilmente mi stanno guardando adesso. Sono sempre stati... hanno sempre creduto in me. Nessuno ha mai creduto in me in questi anni e alla fine ho vinto. Sentivi però anche tutti quelli che erano dalla tua parte, al di là della tua famiglia? Sì, sicuramente sì, tutti gli amici che mi hanno seguito, mi hanno scritto mille messaggi. San Giovanni che ha aperto la bisofila per guardarmi fino adesso. Ti lasciamo le tue emozioni. Mike, I know this is a good feeling. What is the most rewarding point of winning this title? Non è stata solo una delle immagini più belle che ho visto dell'NBA, oppure le sensazioni che ha provato Marco Bellinelli, o quelle che abbiamo provato tutti noi italiani. Ancora la pelle d'oca a vedere queste immagini, e allora ho deciso di scrivere qualcosa al riguardo. È stato uno dei traguardi più grandi raggiunti non solo da un giocatore, ma da tutto il basket italiano. Personalmente è stata una delle immagini più toccanti regalateci dallo sport che amiamo. Non siamo in una classica notte di metà giugno, perché gli Spurs vincono il loro quinto titolo NBA. È una data storica per la franchigia texana, ma soprattutto per noi italiani. Infatti Marco Bellinelli è il primo italiano a vincere un anello. Ricordatevi delle sue parole, perché presto vi saranno utili. Parliamo un po' di Marco. Nasce il 25 marzo 1986 a San Giovanni in Persiceto, un comune dell'Emilia Romagna. Forse la sua passione nasce grazie al fratello Enrico, il fratello maggiore, che giocava in una squadra del posto. Viene notato subito dalle giovanili della Virtus Bologna. Può sembrare strano visto che in Italia lo conosciamo soprattutto per le gesta con la maglia della Fortitudo. A 15 anni già si allena con la prima squadra, conoscendo Ettore Messina e Manu Ginobili, poi li ritroverà. La sua carriera cambia con l'approdo alla Fortitudo, guidata da coach Jasmine Repecia. Con lui la squadra prende il volo, di sicuro uno dei roster più belli da veder giocare in Europa negli ultimi anni. Bellinelli, Douglas, Lorberg, Mancinelli, Bagaric, Basile, Smodic sono solo alcuni di questi nomi. Il 28 giugno 2007 viene selezionato dai Golden State Warriors alla scelta numero 18. Si fa notare subito in Summer League. Ma Don Nelson non gli dà tanto spazio, anche se Marco si mette spesso in luce nelle partite giocate. Nel 2009 viene ceduto ai Raptors, squadra in cui militava anche Andrea Bargnani, ma anche qui non gli viene dato tanto spazio. Allora arriva il momento che a mio parere cambia la sua carriera in NBA. Sbaglia, Spinelli prova ancora ad alzare il ritmo da dietro, Bellinelli gli tocca il pallone e poi ha la possibilità di andare col 360 a schiacciare una Kobe Bryant. Anche ben fatta, devo dire. Onestamente non capivo dall'arresto cosa volesse fare, però ha fatto veramente un gran salto. L'anno successivo passa ai New Orleans Hornets, diventando titolare e contribuendo al raggiungimento dei playoff. Qui stellerà anche un bel rapporto con CP3, che parlerà sempre molto bene di Marco. E Bulls Bellinelli si mette sempre più in mostra, tipo da East da spazio, e Marco lo ripaga anche con un tiro che deciderà la serie con i Nets. Quel tiro gli costerà anche $15,000, ma ricorderemo di sicuro le Big Bulls. Passa agli Spurs, firma il suo record di punti e chiude la stagione con quasi 12 di media. Vincerà la gara del tiro da 3 punti e sarà il primo italiano a farlo, come sarà il primo nazionale a vincere l'anello NBA qualche mese dopo. Il ricordo più bello che ho sono le parole dette da Barack Obama dopo aver ricevuto i San Antonio Spurs e Marco Bellinelli alla Casa Bianca, dicendo: Marco, manchi ai miei Bulls. La sua storia ci vedrà crescere, non può passare inosservata. Ascoltate le parole di Marco, vi aiuteranno a non mollare mai. È facile arrendersi al primo ostacolo, mentre è difficile continuare a sognare. Molti avranno pensato seriamente di lasciare, ma se ci fate caso, nessuno è riuscito a liberarsi di quel pallone e di quel canestro. Non giochiamo la palla a canestro, noi la viviamo. Appena entrata nella nostra vita, non può uscire più. Fino a quando le forze ce lo consentiranno, diamo il massimo, perché ne andremo orgogliosi per tutta la vita. Il Bailey forse non lo sa, ma con queste parole e con la sua emozione, ci ha mostrato uno dei lati più belli della pallacanestro, la forza di volontà.
comunque a qualsiasi tipo di logica, chi ne ha di più vince. Marco Bellinelli e la sua maglia numero 3 a posto, tiebreaker, si riparte. Marco Bellinelli!